Nasce a Napoli una nuova etichetta discografica che vuole coinvolgere tanti giovani e professionisti in una casa comune. Il creatore Nando Misuraga. L'obiettivo è far girare la musica. Sì, io prima di essere produttore discografico sono stato per 15 anni cantautore, quindi so bene che cosa vuol dire produrre un disco, quali spese comporta e quali difficoltà ci sono soprattutto a promozionare. Gli uffici stampa costano tanto, le radio costano tanto. Noi abbiamo cercato di creare un'etichetta discografica low cost che con praticamente un rimborso spese per tutti noi che ci lavoriamo dentro crei una struttura operativa per tutti questi giovani progetti che ci sono a Napoli. Napoli ne zeppa, tra l'altro ci sono anche progetti da fuori Napoli che sono arrivati a noi e che stiamo valutando, e cerchiamo così di muovere un po' la musica indipendente. Per i giovani che volessero ovviamente accostarsi, ecco, a questa splendida iniziativa, come bisogna fare? Semplicemente contattandoci su Facebook, che è il nostro nome Suono Libero Music, oppure scrivendoci su contattandoci attraverso il nostro sito internet suonoliberomusic.com, o contattando me, che sono Nando Misuraga, direttamente su Facebook. Insomma, noi siamo molto attivi anche sui social network, perché chiaramente siamo tutti giovani, e quindi giovani professionisti della comunicazione o della musica, per cui siamo ben pronti a rispondere, ben pronti ad ascoltare tutta la musica che ci arriva. Ci vogliono delle caratteristiche specifiche per, ecco, associarsi o aderire a questa nobile iniziativa? Fare bella musica, fondamentalmente, quindi cercare di avere qualcosa da dire. Generalmente scartiamo i prodotti preconfezionati, quelli lì tra virgolette da talent, cioè comunque artisti che non hanno matrice. Preferiamo cantautori, ma preferiamo anche band che abbiano un progetto, una coerenza in quello che producono. Ecco, questa è la risposta che si dà ai giovani di questo territorio, che si dice che è un territorio abbandonato, non ci sono iniziative, ma lei, che è un privato ovviamente, ecco, si assume la responsabilità, ecco, di offrire a questi giovani una cosa non da poco. Io sì, sono un privato e soprattutto sono un uomo di campo, per cui ho vissuto fortemente e vivo tuttora l'ambiente della musica e, ripeto, so benissimo le difficoltà che ci sono, e il mio obiettivo con Suono Libero Music era proprio quello di creare qualcosa che potesse essere operativo. È vero sì che ci sono tante difficoltà e che comunque il territorio è abbandonato, però ci sono anche persone tipo anche politici tipo Alessandra Clemente che ci ha dato questa opportunità scegliendoci. Chiaramente abbiamo fatto un bando, abbiamo concorso con tanti altri progetti interessanti, però lei ha creduto in noi, lei e la commissione che ci ha giudicato ha creduto in noi, per cui ci sono, comunque non c'è tutto nero, ci sono anche delle sfaccettature di grigi e di colore che comunque fanno ben sperare per Napoli. Noi nel nostro piccolo, nei nostri 50 metri quadri di questo cubo magico che sono Libero Music, cerchiamo di muovere la musica, e abbiamo già fatto un po' di produzione, quindi per ora ci dice bene e continuiamo, speriamo di crescere sempre di più. Ecco, vediamo dei giovani che fanno parte ovviamente di questa struttura, Antonio Manco, quindi è molto bello che sul territorio di Soccavo si dà la possibilità, voi giovani, di non solo emergere ma farsi conoscere. Assolutamente, questo è un, diciamo, un trampolino di lancio, un'occasione per noi appunto per lavorare con la nostra attività, per far conoscere la nostra attività in giro, e quindi un'associazione come questa, che nasce comunque in un quartiere come Soccavo, che sappiamo ha le sue problematiche, le sue difficoltà, è sicuramente un vantaggio per noi, un aiuto, un appoggio, e sia anche un modo per appunto valorizzare il territorio. Sì, questa è una splendida occasione, grazie a Nando Misuraga, che sta cercando di spingere appunto tutti noi giovani che non avevamo prima la possibilità di essere conosciuti, adesso in un piccolo territorio speriamo di fare grandi cose, e sicuramente Nando ce la farà. Salve, buongiorno a tutti, noi siamo i Belly Blaster, rispettivamente sono Enrico, voce dei Belly Blaster, e Vittorio, fisarmonica della band. Quindi, allora, cosa possiamo dire? Che per voi è un giorno particolare di gioia, ma soprattutto, ecco, di soddisfazione. Assolutamente sì, è anche un onore per noi essere qui, perché comunque è grazie a queste iniziative che noi abbiamo la speranza e l'opportunità di farci conoscere e avere un'opportunità nel campo della musica. Sì, concordo pienamente con quello che dice Enrico, e speriamo che questa associazione Suono Libero Label possa dare speranza come a noi, a tutti, cioè, per migliorare con la musica, e sperare che in questo paese finalmente ci sia voglia di fare musica e di migliorarsi sempre di più con la musica. Stamattina
mattina vediamo tanti giovani ovviamente a partecipare a questa bellissima iniziativa. Il nostro territorio ovviamente è un territorio, dicono, abbandonato e senza speranza. Stamattina si dà la possibilità a questi giovani di credere in un futuro. Ma non solo stamattina, lei prima diceva dicono, lasciamoglielo dire a chi lo pensa effettivamente, perché c'è libertà di pensiero ancora. Però credo che la dimostrazione che non dobbiamo parlare né di territori abbandonati, né di territori irrecuperabili, né di territori luoghi di dannazione, ma direi che i ragazzi di Napoli l'hanno dimostrato ampiamente e lo dimostrano quotidianamente. Per cui chi si ostina a parlare di luoghi irrecuperabili, ma evidentemente si diverte così a fare i suoi. Ecco, ma questa è una dimostrazione che si vuole fare tanto, ma ci sono le condizioni di emergere e di fare le cose che diceva poc'anzi? Assolutamente sì, perché tutto questo non è frutto del caso. Tutto questo non è l'iniziativa di quattro amici che si sono ritrovati al bar una sera. E questo è l'ennesimo segnale di normalità di una città che probabilmente ha bisogno soltanto di normalità e nient'altro. Signor Questore, quindi è un'iniziativa privata, diciamo che i privati vogliono, ecco, con le istituzioni crescere, ma creare quelle condizioni di legalità. Certo, però tutto questo non va predicato, va praticato, non va insegnato, va testimoniato, altrimenti resteranno sempre esercizi di retorica, ma che non servono a nessuno. Sono segnali concreti, sono segnali che le cose a Napoli si fanno, ma io sinceramente non riesco a essere sorpreso di questo. Per me è assolutamente una conferma ulteriore. Quindi queste iniziative fanno, diciamo, ecco, da cornice a quello che poi è l'arte e la cultura, ma soprattutto, ecco, la voce di Napoli. Assolutamente sì, perché ovviamente la musica è da sempre uno dei patrimoni di Napoli, che ha espresso tanti artisti, ne ha espressi veramente moltissimi nel corso dei secoli, e non è una storia che può finire oggi, e sicuramente avrà un grande grande futuro. Per questo è importante anche che nascano iniziative come queste, che danno spazio soprattutto a chi ha voglia, ecco, di farsi conoscere, di vivere la propria esperienza musicale. Molto spesso non è facile neanche trovare spazio nelle grandi strutture, perché si ha soprattutto attenzione per i grandi artisti. E allora viva le iniziative come quella di Nando Misuraca, grazie anche all'aiuto del Comune di Napoli, che ogni tanto, ecco, riesce a dare una mano a realizzare dei progetti, e i sogni, come in questo caso, poi diventano realtà. Ecco, vediamo un'iniziativa privata, però, ecco, associato da quello che poi sono gli impegni istituzionali. Ha detto così Nando Misuraca che, ecco, le istituzioni gli stanno vicino per incoraggiarlo e far sì che i giovani possano avere un'opportunità non solo di riscatto, ecco, ma un'opportunità di lavoro. Sì, prosegue questa iniziativa importante del Comune di Napoli e dell'assessorato ai giovani, che insieme ad alcune delle realtà molto vive dell'impresa, dei giovani, stanno puntando a riqualificare, a far vivere anche dal punto di vista economico pezzi della nostra città. Quindi ci saranno iniziative di questo tipo in tutte e 10 le municipalità. Abbiamo cominciato con Via Sedile di Porto qualche giorno fa, e oggi qui a Via Giustiniano, quindi in un altro quartiere significativo, popolare, pieno di giovani della nostra città. Io credo moltissimo che per il rilancio della città passi attraverso la sinergia tra pubblico e privato, quel privato buono, quel privato che vuole fare per la città, che non quello dei prenditori dei soldi pubblici che poi non fanno niente. E quindi noi siamo certi di contribuire allo start-up per poi lasciare alla libera iniziativa della creatività dei nostri operatori economici per far funzionare iniziative come questa. Quindi una bellissima iniziativa per i giovani. Sì, oggi è una giornata di festa su questo quartiere, sulla nona municipalità. Presidente Lezzi e la sua giunta hanno voluto fortemente questa iniziativa insieme all'assessore Clemente per dare nuove opportunità ai giovani e far capire che questi territori non sono solamente degrado ed illegalità, ma c'è tanta energia positiva. Quindi un laboratorio di musica per dare libero sfogo alla creatività dei napoletani, che è tanta e che ha tanta voglia di fare e di dire ancora in questi contesti. Qui a Soccavo stamattina questa bellissima iniziativa che dà la possibilità ai giovani non solo di emergere, ma di credere in un futuro che possa veramente realizzare tante e tante idee.
Sicuramente stiamo con l'assessorato di Alessandra Clemente, che è, come diceva il sindaco, una donna giovane con una storia importante alle spalle, molto vicina a quelle che sono, diciamo, le esigenze dei giovani, in special modo in quartieri, diciamo, periferici. Io personalmente, come consigliere comunale, capogruppo dell'Italia dei Valori al Comune di Napoli, sono sempre presente su questo territorio che negli anni è stato un po' abbandonato dalle istituzioni centrali. Possiamo pensare a Pianura, che fra non molto apriremo la Casa della Cultura come un altro punto di aggregazione, dove ultimamente è successo un episodio, diciamo, gravissimo, dove ha visto protagonista un ragazzino di 16 anni. E io penso che bisogna far nascere sempre più questi centri di aggregazione, in modo che questi ragazzi non sono buttati per strada così, senza una guida. Dopo la Casa del Giovane, ecco quindi a Soccava un'iniziativa per i giovani, ma non solo, questo progetto per la musica che dà la possibilità ai ragazzi, ecco, di approfittare ed emergere. Sì, questa è la seconda tappa della strategia del Comune di Napoli per i giovani e le politiche del lavoro. Si chiama Sviluppo Napoli. Noi abbiamo voluto finanziare concretamente i ragazzi, quindi non con le parole ma con i fatti, attraverso 20.000 euro. Si dice spesso che sono a fondo perduto, cioè l'ente che lo riceva, l'associazione, la ditta, il singolo, non li deve ridare indietro all'ente. In realtà per noi sono fondi guadagnati, non di certo perduti, perché in un momento storico dove per i ragazzi c'è la difficoltà di accedere al credito, c'è la difficoltà di dare le gambe ai propri sogni, alla propria creatività, alla propria innovazione, ecco, la città di Napoli, questo è un progetto che è stato voluto dal sindaco Luigi De Magistris, crede in te. Se non credi in te, la città in cui vivi, non sappiamo chi altro possa mai credere in te. Sviluppo Napoli è tutto questo. Sono 10 finanziamenti nelle 10 municipalità, quindi una misura orizzontale che attraversa tutta la città di Napoli, e oggi siamo a Soccavo Pianura. Ecco, ringrazio soprattutto la stampa, credetemi, che è qui presente, perché dobbiamo rendere anche l'impegno e la bellezza dei ragazzi della città virale. La città di Napoli non è soltanto baby gang e criminalità. Questa è una esperienza straordinaria. Misuraca, che è il titolare, ha scelto poi di metterci la faccia, perché la sua attività aderisce al consumo critico, alla Federazione Anti-Racket Italiana, paga chi non paga, e quindi ora sta a noi ragazzi, cittadini, premiarlo e scegliere di venire da lui, perché proprio è un operatore economico sano che non falsa il libero mercato e la concorrenza. Ecco, vediamo un imprenditore privato che innanzitutto ci crede, crede nelle istituzioni, quindi le istituzioni dimostrano di stare a fianco al privato, non solo per fare comunità, ma soprattutto per far sentire la presenza massiccia delle istituzioni. Proprio così, bisogna ricostruire la fiducia nei confronti delle istituzioni, e una cosa importante è stato il merito. Ecco, una generazione nel paese che rivendica l'assenza di merito, noi come amministrazione l'abbiamo messo nelle procedure. Infatti questo finanziamento, a seguito di un bando pubblico e a seguito di una commissione pubblica con apertura dei plichi altrettanto pubblica, e tra i commissari vi erano rappresentanti della municipalità, proprio per dare l'indirizzo del territorio, di che cosa ha bisogno. Quindi, come dire, si deve credere nelle istituzioni. Noi abbiamo realizzato, grazie a un lavoro straordinario incardinato da Pino Imperatore, che è il dirigente del servizio, e Alberto Corona, che per l'assessorato ha risposto tramite WhatsApp anche alle 3 di notte ai dubbi, alle perplessità. Questo è il nuovo volto del Comune di Napoli e delle politiche che il sindaco ha voluto per i ragazzi della città. Ecco, ed è tutto da Soccavo, concludiamo questa trasmissione. Un cordiale arrivederci da Mario Orlando.